Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Buongiorno e buon inizio settimana dall'ufficio comunicazione del Copartigianato Terni, Paolo Pellegrini e Valentina Campana. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Evviva! Bene, allora iniziamo la settimana col piede giusto, con un sonno che ci si porta via. Però Paolo è estremamente sincero. Sì, sono sincero, tanto sonno. Anch'io. Aboliamo il lunedì dalla giornata lavorativa? Secondo me sì, sarebbe importante. Dopo certo aboliremo anche il martedì. E poi tutta la settimana via. Ma io vorrei solamente... non lo so. Va bene così. Allora, oggi vediamo, cominciamo a dire che il 13 giugno 2022 è una data importantissima per la mia collega Valentina, perché oggi è l'anniversario del suo fidanzamento con il caro amico Francesco, e tanti auguri! Grazie, Mauro, un applauso grazie. Anche a me! Grazie! Bene. Quindi, detto ciò, abbiamo detto che è il 13 giugno, ed è il 164esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. E alla fine del 2022 mancano? Sto facendo il conto... 201 giorni. Bravissima. Tagliamo così. Ok. Allora, vediamo chi si festeggia oggi. Ah, oggi si festeggia Sant'Antonio da Padova, sacerdote, dottore della Chiesa, il protettore degli orfani, dei prigionieri, dei naufraghi, delle donne incinte, delle donne sterili, bambini malati, vetrai e reclute. Quindi anche il mio protettore, perché io non so, cioè sono incinto, però non sono una donna. Poi abbiamo Beata Marianna Biemaccia, martire, San Ceteo Peregrinus di Amiterno, vescovo, San Fandila di Cordova, martire, San Ramberto o Ragneberto, martire, San Salmodio o Psalmodio Eremita, San Trifilio di Leucosia, Nicosia vescovo, Santa Ventino Eremita, Santa Felicola di Roma, martire. Signori miei, cominciamo bene, abbiamo riempito già tutto quanto a Tecla stamattina. Tecla, mi raccomando, dai dei bei posti e soprattutto a Ceteo. E a Fandila, perché sono amici e quindi è importante che siano vicini. Bene. Ah, lo sai che è successo? Mi ha avvertito delle mani con Valentina l'altro giorno, che hanno fatto anche una piscina e un massaggio. Wow, beh, giustamente si sono adattati alla nuova alla stagione, insomma, estiva. Sì. Bene. Il nostro relay quindi sta crescendo. Bene, allora io ho la citazione della nostra ascoltatrice velata. E siamo davvero felici, perché dobbiamo dire che il nostro caro amico Remy già anche stamattina dorme. Beh, stamattina è lunedì. Beato lui che può dormire. Beato lui, te. Remigino, beato te. Vedi come improvvisiamo. Ormai siamo proprio, Ormai siamo davvero dei professionisti. Ormai sì. Tutto lo stipendio che prendiamo. Sì. Allora, andiamo a vedere che ci dice la nostra ascoltatrice velata. Ero al buio, ma ho fatto 3 passi e mi sono ritrovato in paradiso. Il primo passo è stato un buon pensiero, il secondo una buona parola e il terzo una buona azione. Friedrich Nietzsche. Bene, bravissimo. Paolo, non hai fatto filosofia a scuola? Sì. Allora. Sì, ma mi sei imbrogliata la anche la lingua non risponde lunedì mattina. Benissimo. Allora, quindi mi dispiace tanto per i nostri radioascoltatori, ma il nostro amico è assente. Assente. Cosa starà facendo? Ma secondo me sta tagliando l'erba. Può darsi. Può anche darsi, visto che in fine settimana dalle foto che ci ha inviato ha lavato le macchine. Adesso gli tocca tagliare l'erba. Sì. Anche perché se non c'è chi lo bacchetta. Io, Paolo, andrei diretto verso la ricetta.
Esatto. Allora, andiamo a vedere la ricetta, che cosa abbiamo. Aiuto. Un piatto che a me piace tantissimo. E che anche fai, vero? Sì. Timballo al radicchio, salsiccia e scamorza. Difficoltà facile. Preparazione 15 minuti, cottura 40 minuti, dosi per 6 persone, un costo basso. Attenzione, andiamo con le dosi per 6 persone, che basteranno solo per me. Sedanini irrigati 320 grammi, radicchio rosso 200 grammi, rosmarino quanto basta, vino bianco 60 grammi, sale fino quanto basta, salsiccia 600 grammi, scamorza provola 180 grammi, semi di finocchio quanto basta, olio extravergine d'oliva 50 grammi e pepe nero quanto basta. Per la teglia, olio extravergine d'oliva 20 grammi e pangrattato 40 grammi. Oh, se voi andate a vedere, c'è una preparazione bellissima, solo che dalle foto che sto vedendo sul sito di Gianni Zafferano, quindi ricette.giannizafferano.it, io mi sarei già mangiato tutto l'impasto, perché è una salsiccia bellissima. Parti il radicchio, ma farei un'altra salsiccia e provola, cioè, mentre lo prepara lei, perché prepara lei stasera, oggi sono giapponese, cinese pure. È molto molto bello, intrigantissimo. Ci sono 33 trentine, andranno a 30 e 30 trentine, sentite però, questo lo faccio bene. Dove c'è tutta la preparazione, ed è molto interessante, perché il risultato anche visivo, ma sicuramente anche gustativo, è fantastico. Oh, bene, detto ciò, direi che possiamo andare alla nostra rassegna stampa, visto che Remigio dorme. Noi abbiamo parlato della nostra bellissima ricetta, e adesso siamo pronti a Lanciare annunciare la la sigla. nostra sigla della rassegna stampa. Yes. Bene, questa mattina partiamo con la sezione regionale del Corriere dell'Umbria. Assenze dei sanitari, aumento record. Tra le 6 regioni monitorate dall'Istituto Sant'Anna di Pisa, l'Umbria è al top con 14% di giorni non lavorati nel 2021, 3 punti in più sul 2020. Cuore Verde, nello specifico, ha registrato il 14,72% di giornate non lavorate rispetto al 12,62% della provincia autonoma di Trento, del 12,8% della Toscana, dell'11,63% della pubblica amministrazione di Bolzano e dell'11,57% del Veneto e del 10,93% delle Marche. È stata anche la crescita più marcata, pari a questi 3 punti percentuali dal 2019 e dal 2020, quando il tasso era all'11,87%. Andando ad analizzare i dati per singola azienda sanitaria, tra le 27 considerate delle 6 regioni che hanno fornito i dati su questo fronte, maglia nera è l'ASL Umbria 1, valutazione pessima, con un tasso del 15%, mentre azienda ospedaliera di Terni, ASL Umbria 2 e azienda ospedaliera di Perugia si collocano in classifica rispettivamente terze, quarte e quinte, secondo proprio l'IRCA delle Marche. Il valore dell'indicatore è il risultato del rapporto fra le giornate di assenza per malattia retributiva, per congedi retributivi, quindi legge 151, per la 104, per maternità, congedo parentale, malattia dei figli, per altri permessi ed assenze retribuite, per sciopero e per altre assenze non retribuite al numeratore, ed il numero di giornate lavorative al netto delle ferie godute al denominatore. Con riferimento all'azienda ospedaliera universitaria, l'indicatore considera anche le persone universitarie. Nel complesso degli oltre 400 indicatori rilevati dal Sant'Anna di Pisa sulle performance del sistema sanitario, l'Umbria nel 2021 registra miglioramenti rispetto al biennio 2020-2019 per il 53%. Restano criticità sul recupero delle visite ambulatoriali rispetto allo stop del Covid, quindi gap medio del 20%, su alcune prestazioni della chirurgia oncologica e sull'utilizzo del fascicolo sanitario digitale. Quindi diciamo che non mi sembra molto, sembra che stiamo andando meglio, ma comunque ci sono dei dati un Sì, pochino più seri. esatto.
Sempre rimanendo, diciamo, più o meno nel tema, boom dell'uso di antidepressivi tra i giovani. Quindi il Cuore Verde intesta le regioni prese in considerazione nel network sanitario. Lo psicologo ha inciso la pandemia. Quindi vediamo che i giovani della nostra piccola regione dai 18 ai 25 anni assumono almeno nell'anno 2021 34,55 dosi giornaliere per 1000 abitanti, quindi di antidepressivi. Diciamo che questo è veramente un dato molto importante che preoccupa anche gli psicologi comunque che si occupano di questa materia. Speriamo che, insomma, tornando un pochino alla normalità, i ragazzi si possano ritrovare una strada che li faccia uscire da questo circuito importante, perché l'antidepressivo è qualcosa di davvero serio. E poi, perché non prendiamo in considerazione tutti invece i ragazzi che sono affetti da disturbi alimentari, sono tantissimi. Sì, tutte conseguenze, dicono, dovute dalle restrizioni che ci sono state nella pandemia. Sì. ARPAL cerca esperti di mercato del lavoro, preselezione di 550 candidati per 37 posti. Per chi volesse approfondire, pagina 7 del Corriere dell'Umbria. Comunali, affluenza delle 19 sopra, delle 19 sopra la media. Per l'amministrativa il dato umbro supera di quasi 2 punti quello nazionale, situazione ribaltata invece per il referendum. Quindi buona affluenza rispetto alla media italiana per le comunali, anche se inferiore alle precedenti amministrative, sotto il dato nazionale per il referendum invece, è quanto si evince dal monitoraggio ministeriale delle 19 nell'election day di ieri. Quindi poi, per chi volesse approfondire, ci sono anche le percentuali comune per comune, pagina 9 del Corriere dell'Umbria. Ad Avigliano Umbro scoperto un cimitero dell'uomo del Neolitico. Il sito archeologico di Santa Restituta continua a regalare testimonianze dell'età preistorica. Ultimo ritrovamento, un'area funeraria nella Grotta Bella. Quindi è venuto alla luce un cranio inglobato in una stalagmite attribuibile a un giovane di età compresa tra i 6 e i 12 anni. C'è anche la foto, che è un pochino inquietante, e vediamo, insomma, che questo sito archeologico ha una storia che è iniziata nel 1979 con la prima escursione a dare il via delle esplorazioni a alcuni ragazzi di Melezzole e il gruppo speleologico di Todi. Per chi volesse approfondire, ci sono due belle pagine molto ricche a pagina 10 e 11. E con questo io termino le notizie provinciali e lascio la parola al mio caro collega Paolo. Bene, l'unica notizia che ho da aggiungere per il regionale è che da novembre non so più se mia figlia è ancora viva. Una brutta storia che racconta Roberto Mugranzini, che è perugino campione di scacchi, che è andato a abitare a Genova, trapiantato a Genova con la sua compagna, una diplomatica sudamericana, praticamente da più di un anno, praticamente da febbraio 2021, non vede, non ha più notizie, non ha visto più, non ha più sentito la figlia. Da qui sono partite chiaramente tutte le accortezze del caso per sapere dov'è la figlia, dov'è la mamma, soprattutto, però dov'è la figlia, che non hanno portato a nulla. Racconta Roberto che praticamente già quando si stavano separando aveva chiesto la revoca del passaporto diplomatico per la bambina, temendo proprio quello che poi è accaduto. È una brutta storia, veramente. Speriamo che questo papà riesca a ritrovare la sua bambina. Diciamo che quando ci sono delle situazioni così a rischio è opportuno prendere provvedimenti prima che poi certe cose accadano. Un trafiletto proprio piccolo dove si parla di Covid, se vi ricordate qualche tempo fa erano le prime pagine di tutti i nostri giornali, oggi invece è un trafiletto che neanche si vede ed è un buon segno sinceramente, anche se diciamo questo trafiletto narra di un leggero aumento dei ricoveri e purtroppo ci sono altri 3 morti, questo è quello che adesso il Covid ci sta ancora portando. Bene, detto questo, andiamo direttamente nella pagina dei nostri amici di Terni Today. E alla pagina ternitoday.it abbiamo proprio in evidenza voto a Narni dalle 14 via Lo Spoglio per scegliere il nuovo sindaco. Storia di Terni, la scoperta durante gli scavi, strutture che dovrebbero risalire al XVII secolo, ne parleremo anche dopo nel Messaggero, a Largo Cairoli. Barbara Petronio, da distretto di polizia al romanzo criminale al Davide di Donatello, legata a Terni, che può rilanciarsi nel cinema.
è stata a Terni puntare su una serie di piccole iniziative che possano far rivivere il centro e rendere viva la città. Escursionisti scomparsi, scatta l'allarme, ricerche a tappeto. Bene, come sempre, ci sono tante tante altre notizie. Ovviamente le lezioni di Narni campeggiano nella pagina, e comunque ci sono anche altre notizie di economia e di sport che vi invitiamo ad andare a leggere nella pagina, come dicevo, ternitoday.it. Bene, Vale, lascio a te adesso la parola per il provinciale del Corriere. Bene, andiamo subito a vedere Terni. Pubblico impiego, mancano 500 posti. Occupazione in caduta libera. I concorsi annunciati colmerebbero il gap solo in minima parte a causa dei pensionamenti. Sono 500 i posti di lavoro che mancano all'appello nella pubblica amministrazione in provincia di Terni. Balza all'occhio la situazione del PAMAL, l'ex fabbrica d'armi. I posti in pianta organica sono 384, ma entro l'anno i dipendenti effettivamente saranno 200 di meno. E tutto questo, proprio come ci spiega Bizzarri del sindacato, a fronte di un aumento dell'età media del personale e di un incremento dei carichi di lavoro dovuto anche alla guerra in Ucraina, nel caso del PMAL rischiamo un caporetto con la cancellazione di un presidio fondamentale per il territorio, con ripercussioni calcolabili anche sull'indotto. Preoccupa anche la situazione dell'INPS, con 140 dipendenti sulla carta e 50 di meno a fine anno, e anche nel caso dell'istituto che eroga pensioni, cassa integrazione e reddito di cittadinanza, l'aumento dei carichi di lavoro è evidente anche a Terni. Situazione esplosiva al carcere di vocabolo Sabbione, che fa capo al Ministero della Giustizia. Nell'istituto di pena si è assistito nelle ultime settimane a una recrudescenza degli episodi di violenza con ripetute aggressioni ai danni degli agenti in servizio. L'abbiamo detto anche e l'abbiamo raccontato anche noi nelle nostre rassegne stampa, quindi diciamo che la situazione è veramente al limite. Lavorare in carcere, anche per la tipologia dei detenuti presenti a Terni, sta diventando sempre più pericoloso, come peraltro segnalato a più riprese dal sindacato della Polizia Penitenziaria. Gli operatori in pianta organica in questo caso sono 300, ma caleranno di 50 nei prossimi mesi. L'emorragia di posti di lavoro, fatte le debite proporzioni, riguardano anche altri enti pubblici. All'Agenzia delle Entrate, ad esempio, il personale previsto è pari a 330 unità, ma è atteso un calo di 30 dipendenti. Anche in questura si ipotizza, sempre secondo la UIL, un calo di 12 dipendenti. All'Archivio di Stato il de deficit di personale sarà di 20 dipendenti entro l'anno, quindi 18 dipendenti in meno sono previsti entro l'anno anche all'INAIL, e ci sarà un calo occupazionale anche al PRA, il pubblico registro automobilistico, dove si dovrebbero perdere 7 posti entro la fine del 2022. Fin qui la ricognizione riferita ai casi più eclatanti, ma analizzando nel dettaglio tutti i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici presenti a Terni e provincia, e quindi facciamo, diciamo, il conto dei dipendenti mancati, arriviamo a fare un rapido conto a 500, quindi questo sicuramente è un campanello d'allarme che speriamo che venga preso in considerazione. Assolutamente sì. MasterChef inonda la Cascata delle Marmore. Oggi e domani il parco resterà chiuso per consentire la registrazione del programma televisivo di Sky. Questa è davvero un'ottima vetrina per la provincia di Terni, per il sito, insomma, delle Cascate delle Marmore, ma anche per la nostra piccola regione, che porterà sicuramente molta visibilità, ma anche delle presenze che verranno in più proprio perché invogliati dal programma molto famoso Già, di Sky. molto, molto, sì. Croce Rossa in funzione, il nuovo ambulatorio mobile. L'iniziativa si è resa possibile grazie alla Fondazione Carit, quindi volontari in campo saranno presenti in vari centri del territorio a disposizione dei cittadini. Check-up gratuito, sarà possibile misurare i valori di glicemia, colesterolo e pressione. Anche questa è una buona notizia. Aviosuperficie, questa invece non è una buona notizia, protestano i disabili. Arrivare dal parcheggio alla pista è un problema. Si chiede al comune di intervenire per eliminare le barriere architettoniche, quindi manca una corsia per accedere con le carrozzine senza difficoltà all'aviosuperficie di Terni. Quindi c'è proprio la testimonianza di un disabile che è accompagnato, insomma, dalle proteste di Gianfranco Colasanti, che è il presidente regionale dell'UNMIL, chiede di eliminare proprio le barriere architettoniche all'aviosuperficie. Speriamo che il comune possa rispondere in maniera positiva.
Ora andiamo ad Acquasparta, Paolo. Oggi c'è la sfida gastronomica tra le contrade. Entra proprio nel vivo la festa del Rinascimento, di cui Ameria Radio ne è il media partner. Contatti e appuntamenti fino al 26 giugno. E ricordiamo che alle ore 12 ci sono le pillole di Rinascimento, dove si spiegherà tutta la giornata. Bene, e io do l'ultima notizia. Paolo, ad Orvieto, centro polisportivo Muzzi, via libera al restyling, quindi a disposizione fondi regionali e comunali per sistemare l'impianto. E con questo vi lascio la parola per integrare con tutte le notizie del provinciale. Sì, si comincia con diciamo quello che il Messaggero chiama la voce dei quartieri. In questo caso si parla del degrado e delle zecche e rifiuti a Colle Rollette. I residenti, è il bosco degli orrori. Allarme e preoccupazione, pressime su comune e curia. Il parco è gestito a metà e nessuno se ne occupa davvero. È il parco, il bosco di Colle Rollette, che più che un bosco sembrerebbe diventato una giungla, con tanti rifiuti in giro, con i giochi fatiscenti, quindi non più fruibili dai bambini, e per di più l'erba alta dà il rischio di zecche, molto alto di zecche. Infatti i padroni che ci portano i cani sono costretti a fare una revisione proprio dell'animale per capire se ci sono, e molto spesso si trovano delle zecche morte, ringraziando il cielo, perché hanno i collarini antiparassitari. È un problema serio perché il bosco è gestito a metà tra comune e curia. Immaginate che chi fa le pulizie può solo svuotare i cestini, ma non può ripulire il terreno. Quindi è una situazione che sta veramente sfuggendo di mano, e quindi speriamo che adesso con questo articolo si sia riacceso un faro su questa situazione, che è veramente molto brutta per la nostra città. Firme per il restauro di Palazzo Manassei. Sì, sono state praticamente venerdì scorso alla parrocchia di San Pietro di Collestatte, si è svolta una visita dell'arcivescovo dell'arcivescovato Ecclesia Spoletana e Nursina, Monsignor Renato Boccardo. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati e toccati diversi aspetti e criticità della vita e attività della parrocchia e del territorio. All'arcivescovo è stata consegnata copia della petizione popolare sottoscritta da 101 cittadini, inviata nel luglio del 2020 al sindaco di Terni e alle arcidiocesi di Spoleto e Norcia, relativa alle condizioni e allo stato in cui versa il Palazzo Manassei. Immaginate che il Palazzo Manassei, un bellissimo palazzo che si trova a Collestatte, addirittura ha un fico che sta nascendo sul tetto, quindi immaginate che in condizioni versa. Speriamo che anche questa sia una situazione che trovi sbocco in un restauro, che veramente, se no, buttiamo via un patrimonio artistico importantissimo. Ecco come nasce un gioco da tavola. Studenti a lezione del mago del 3D. Ultima lezione per gli studenti delle scuole superiori ternane che hanno partecipato ai corsi organizzati in biblioteca di grafica 2D e 3D e board game design. La tecnica per inventare e costruire giochi da tavolo. A tenere le lezioni Marco Muccio, in arte Marcus Thales Master, un grafico pubblicitario romano esperto anche in cortometraggi 3D. Grande successo per questa iniziativa, che sicuramente verrà replicata ad autunno. Bene, lo studio della grafica in 3D e la creazione di un gioco da tavolo, sicuramente io sono un fautore dei giochi, anche dei videogame, dà molta, cioè sviluppa l'intuizione, sviluppa anche la velocità di esecuzione. Non è tutto, diciamo, sbagliato, nel senso, non tutto è da stigmatizzare, bisogna solamente saperli usare, perché devo dire che queste cose fanno bene anche ai nostri ragazzi se usati nella maniera opportuna. Largo Cairoli, Palazzo Spada chiama la sovrintendenza. La vice sindaca Benedetta Salvati, lavori seguiti da un'archeologa, ma avvertiremo anche l'ente. Sì, in effetti i lavori della costruzione del parco di Largo Cairoli sta scoprendo sempre di più dei reperti archeologici che vanno ormai valutati dalla sovrintendenza. Quindi adesso il comune sicuramente ha avvertito l'ente, che interverrà con un sopralluogo nei prossimi giorni. Bene, con questo termino la rassegna stampa del provinciale del Messaggero, e con Valentina diamo appuntamento a... A domani, vi auguriamo anche una buona giornata. Una buonissima giornata a tutti, grazie. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Cempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare.
Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mail energia@confartigianatotermi.it o al numero telefonico 07 44 61 3311.